Oggi siamo con Francesco Salvi e Giulia Faleri, fondatori di Vecciua.com. Allora, prima di tutto, benvenuti e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a Grazie voi. a noi. E ci potete presentare il vostro sito? Sì, allora Vecciua è un marketplace, una piattaforma omnichannel. Dove permettiamo alle aziende di vendere i propri prodotti e servizi sostenibili e con parte dei nostri ricavi andiamo ad acquistare terreni dove andiamo poi a ricreare degli ecosistemi di foreste visitabili in modo gratuito. Il primo lo abbiamo realizzato quest'anno in Toscana e oltre alla parte di marketplace e appunto delle foreste. La particolarità che contraddistingue Vecciua è il fatto di poter misurare la sostenibilità in modo concreto delle aziende grazie ad un algoritmo che abbiamo sviluppato in collaborazione per noi assieme ad un'azienda che è la prima al mondo ad effettuare tutto ciò. E possiamo definirvi, se ovviamente accettate il paragone, come l'Amazon delle aziende sostenibili? Allora, in parte sì, perché come Amazon ovviamente noi permettiamo ad altre aziende di rivendere sulla nostra piattaforma, siamo un marketplace, però ciò che ci distingue da Amazon ovviamente è il lato sostenibilità, quindi le aziende sulla nostra piattaforma entrano esclusivamente dopo aver effettuato un rating di sostenibilità e in particolar modo possono rivendere su Vecciua esclusivamente aziende appunto sostenibili. Con parte dei guadagni, appunto, andiamo a ricreare ecosistemi di foreste, quindi a differenza di Amazon, la nostra filiera, diciamo, è molto più sostenibile. Non facciamo poi magazzino perché il rapporto è diretto tra consumatore e venditore, e quindi anche in questo modo andiamo a risparmiare del terreno che può essere utilizzato appunto per effettuare i nostri progetti di riforestazione. Oltre a questo, poi siamo anche una piattaforma omnichannel, quindi a differenza di un Amazon, per esempio, noi connettiamo anche il retailer fisico, al marketplace online. Stiamo infatti a tal proposito sviluppando una nostra card che permette di fare tutto questo e avere vantaggi nei nostri partner fisici. E tutti, diciamo che quasi tutte le aziende che ospitate sul vostro sito hanno un proprio sito di e-commerce. Quindi quali sono i vantaggi, di usare la vostra piattaforma? Allora, questo rispondo io. Diciamo che i principali vantaggi, contrariamente a quello che magari un'azienda può pensare, è che creando il proprio e-commerce è vero che potrebbe essere il punto di lancio dei propri prodotti o servizi, però è altrettanto vero che per far arrivare questi a tante persone, comunque c'è bisogno di un grosso sforzo anche economico pubblicitario. Di conseguenza, entrare a far parte di un marketplace, soprattutto che sposa la filosofia della sostenibilità e quindi incentiva la propria comunicazione su questo, è sicuramente un punto di forza e anche di risparmio dal punto di vista dell'azienda, che ha anche proprio un proprio e-commerce. E in ultimo vi chiedo quali sono gli obiettivi e le metodologie per creare valore sociale e ambientale, quindi con parte dei ricavi. Certo, anche su questo, come abbiamo detto all'inizio, il nostro obiettivo principale è quello di innanzitutto istruire il consumatore ad acquistare nel modo giusto, perché l'acquisto fatto consapevole ha poi dei risvolti positivi sia sulla società che sull'ambiente. In più, appunto, come facciamo con parte dei ricavi, il nostro obiettivo è di acquistare, diciamo, due obiettivi. Il primo è la possibilità di acquistare dei terreni e ricrearci degli ecosistemi forestali. Fatti in un modo che comunque viene supportato anche l'impollinazione e anche l'aggregazione sociale, perché quando viene fatto questi progetti coinvolgiamo anche la comunità locale, ad esempio le scuole del posto, il comune e via dicendo, insomma, anche quei cittadini volontari che vogliono partecipare all'operazione. Quindi di conseguenza c'è anche un'istruzione su questo aspetto.